Hanno un volto i poveri, un nome e due occhi capaci di mendicare dignità. Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano, si presenta alla diocesi di Cassano allo Ionio il 21 gennaio, in occasione del percorso di riflessione comunitaria sulle opere di misericordia corporale. Ad attenderlo insieme ai fedeli, in un silenzio che prepara l'incontro, è Monsignor Francesco Savino, che ha aperto il confronto commentando il discorso di Papa Francesco alla FAO di Roma. La storia del villaggio globale e dell'indifferenza ha colpito le coscienze dei presenti, esortati a mettere insieme i tasselli di un mondo ecclesiale che ama la solidarietà. Un invito alla lotta, quello del vescovo della diocesi di Cassano, una lotta bianca che renda la Chiesa in uscita e aperta al dialogo ed all'incontro. La prima delle sette opere di misericordia, dare da mangiare agli affamati, è raccontata da Don Virginio che ha ribaltato il cannocchiale del mondo per far comprendere con occhi diversi il senso dell'elemosina, che è in primis fame di dignità. La carica umana che ognuno serba nel proprio cuore è incisa nel volto e nel nome dei poveri e il suo valore si riscontra nel percorso vero e profondo della gioia interiore. Le ferite del mondo possono essere curate con l'olio della consolazione, se solo si fosse in grado di prestare orecchio al rumore assordante della solitudine. Così il presidente della Carità di Milano ha scosso i presenti, attingendo le sue parole da quel vincolo di fraternità che sorregge un dialogo fatto anche di passione e sofferenza, per non sentire il peso della disuguaglianza della solitudine. L'economia del dono che si coniuga nell'incontro di sguardi fatto di silenzio contemplativo. In un mondo che affronta la crisi di democrazia, conclude Don Virginio, bisognerebbe imparare a dar gusto alla vita con il sale della solidarietà. L'abbraccio finale è spettato al padrone di casa, Monsignor Francesco Savino, con uno spunto di riflessione pungente sulla bellissima terra calabra, fatta di adorazione e azione, che non riesce a sostenere la sua gente, nonostante l'abbondanza della terra, poiché piegata alle logiche corrotte dell'ingiustizia come vizio culturale. E se i poveri hanno il compito di educare e di evangelizzare, orecchie tese per avvertire Dio nel mormorio di un vento leggero.